Le parole della musica sono cinque incontri intorno alle parole musicali e al suono delle parole nella musica. Vedete, non è però eh, una cosa così eh, scontata il fatto di riflettere su parole che magari ci passano davanti in maniera eh, continua e a cui forse non diamo più il giusto, il giusto peso, con parole come armonia, ritmo. Melodia, forma, quattro temi a cui sono dedicate le quattro conferenze, che la prima di oggi sull'armonia e poi quelle che seguono, per concludersi poi la quinta conferenza, con una visione dall'altra parte, cioè le parole nella musica, ovvero come la parola entra nel contesto musicale. Non ho usato una parola a caso: nel contesto musicale, per eh, diventare. Eh, al tempo stesso suono e significato. E dicendo queste due parole la nostra eh, mente non può non andare a una figura eh, scomparsa di recente di grandissimo studioso e comunicatore, naturalmente, eh, come Umberto Eco, che al rapporto fra fonè e eh, linguaggio, fra fonè e suono, ha dedicato molta parte di un periodo importante del suo lavoro. Di studioso. Il significato della parola è anche un significato sonoro e il portato della parola è anche un portato che unisce suono e significato. Credo che eh, queste, questi incontri siano particolarmente interessanti per approfondire i diversi aspetti del rapporto tra parola e musica e quindi il significato che queste parole o i significati che queste parole possono. Avere armonia molto spesso è usato a sproposito, molto spesso è addirittura quasi un luogo comune e invece armonia vuol dire moltissime cose. Vedremo che cosa esprime questa parola in termini musicali e come il suono diventa parte di un concetto di armonia che viene espresso da una parte attraverso la parola, dall'altra parte però attraverso quello che la parola sottende e quindi quel... Quella sonorità che è espressa in un certo modo dà luogo alla definizione di armonia. Vi ringrazio Fabrizio e vi auguro buon ascolto e naturalmente una eh, felice esperienza con questo bellissimo ciclo di incontri che Fabrizio Festa, come ogni anno, ci propone. Grazie. Dunque, io ringrazio il maestro Sani eh, anche perché. La compositore eh, sa perfettamente che quando parliamo di parole che hanno un significato della musica, in realtà parliamo di parole che non hanno un significato della musica, ma ahimè molti significati. E nella storia della musica eh, queste parole, come vedremo a partire da oggi, ne abbiamo scelte alcune, ovviamente sono soltanto alcune delle possibili parole che potremo scegliere. Ovviamente hanno subito delle variazioni importanti, ma cerchiamo di andare per ordine. Dunque, cominciamo intanto da una prima definizione eh, debole. Allora, le definizioni deboli ha citato Eco eh, il sovrintendente Umberto Eco, ci ha abituato moltissimo a essere molto attenti nel linguaggio, e devo dire eh, più volte, le definizioni deboli sono definizioni che ci dicono sostanzialmente che cosa non è qualche cosa. È importantissimo, sono fondamentali perché servono in qualche modo a sgombrare il campo dagli equivoci. E allora io eh, devo dire. La prima cosa che va subito chiarita quando parliamo di armonia è che l'armonia non è né un'idea, nel senso proprio che Panoschi per esempio dà nel suo celebre esagio sulla, sulla storia della parola idea, quindi non è un'idea, non è eidos, per citare Platone, che citeremo spesso oggi, e non è neppure un concetto. Eh, come avrebbe detto per esempio Cicerone eh, circa 300 anni dopo Platone. È importante questo perché altrimenti noi continuiamo a confondere l'armonia con qualcosa che è tipicamente musicale. L'armonia, come vedremo oggi, con la musica ha un rapporto assolutamente... Debole non è un concetto nato nel mondo della musica, quando noi parliamo di armonia, io sono un insegnante di armonia in conservatorio, in realtà parliamo di una, sostanzialmente parliamo di, una, di una tecnica artigianale che riguarda una combinazione particolare delle successioni accordali nel contesto del eh, temperamento equabile, quindi come vedete stiamo parlando insomma, di quella che Schemberg non a caso all'inizio del suo armonilere definisce l'arte del falegname. Cioè noi del falegname, e vedremo che in realtà Schäuble cita ancora una volta ovviamente la storia greca quando dice tutto questo, ma è importante capire che l'armonia non è né un'idea né un concetto e non è neppure un elemento tipicamente musicale. Prima però di entrare nel merito io devo fare una... E qui devo dire che bisogna fare una sorta di esplicazio terminorum, cioè cerchiamo di intenderci perché ci stiamo dedicando così tanto. e Sono molti anni, devo dire, e eh, devo ringraziare anche questo senso il Comunale. Per esempio, tutta questa idea dello studio delle parole mi è venuta lavorando con Corrado Bologna, che proprio qui fece qualche anno fa una bellissima conferenza sulla Fonè, in uno dei nostri cicli di conferenza. Proprio la Fonè, oggi vedremo che ha un ruolo chiave in questa vicenda. Dunque, il problema è che c'è cioè, la confusione all'interno del lessico musicale, è veramente molto grande. Chiunque oggi abbia a che fare con testi di teoria della musica o di armonia o di storia della musica o comunque contesti musicologici, soprattutto quelli divulgativi, incontrano una difficoltà mostruosa, nel senso che questi testi usano con troppa leggerezza e spesso con troppa disinvoltura, ma non per colpa degli autori, ma per il contesto che per l'appunto si è creato intorno alla musica, parole appunto come armonia, contrappunto, tono, tonalità, melodia, facendo, come dire, una sorta di dando per scontato che chi legge in qualche modo sappia con che cosa a che fare. Tant'è vero che a un certo punto si sono inventate delle cose incredibili come le grammatiche musicali, ora la musica tutto è meno che una lingua, è un linguaggio e quindi tanto meno ha una grammatica, eppure è una cosa che va molto di moda dire che la musica è un linguaggio, con la conseguenza che per esempio si sono create tutta una serie di metafore e analogie che vengono dalla grammatica e dalla sintassi, ma che creano un'ulteriore dose di confusione. Vedremo che quindi in questi, in questi incontri, vedremo che in realtà, intanto facciamo una piccola premessa importante. La musica è sostanzialmente tecne, nel senso greco del termine, cioè è artigianato. È, come avrebbero detto i latini, composizio, mettere insieme i pezzi. Ed è per questo che d'altronde Schemberg, proprio all'inizio dell'Armonilere, dice che la musica è l'arte del falegname. Come vedremo oggi il verbo armotein che è il verbo da cui deriva la parola armonia, è in realtà un verbo tattile, che quindi appartiene e pertiene alla sfera del tatto e vuol dire letteralmente mettere insieme i pezzi, cioè è la versione, per così dire, greca della, eh, del verbo latino comporre. Quindi attenzione, è importante ricordarsi questo elemento, perché in realtà il compositore mette insieme i pezzi. poi ci sono delle tecniche per metterle insieme, ma in fondo io sono appoggiato a un tavolo che è un tipico esempio di come si mettono insieme i pezzi. Se guardiamo questo pavimento, questo pavimento è una tassellatura e questa tassellatura è un altro esempio di come si possono mettere insieme i pezzi. Se ci voltiamo intorno in questa sala, questa è una sala tipicamente armonica, nella combinazione proprio architettonica di diversi elementi sia strutturali che decorativi, eh, inclusi i due bassorilievi che continuano a guardarci in questa sala e, e ovviamente. Eh, capite che sono armonici per definizione, visto che uno è Wagner e l'altro è Verdi, vuol dire poi eh, abbiamo Respighi dietro il televisore, quindi cioè, un altro l'abbiamo di fronte, cioè direi che eh, attenzione, eh, bisogna stare molto attenti, queste sono arti compositive che derivano proprio dalla tecnica greca, cioè dall'idea che dobbiamo mettere le mani in pasta prendendo qualche cosa e la dobbiamo saper congiungere del modo giusto. La cosa più difficile da comprendere oggi in italiano è proprio questa locuzione, nel modo giusto. Perché in italiano ovviamente ha perso completamente il significato originale. Vi faccio un esempio banalissimo: siamo stati abituati, per esempio, a considerare, a tradurre male la frase in medio stat virtus, no? che è un'altra locuzione celebre, tipicamente armonica perché per noi in medio è finito per significare democrazia cristiana, con il risultato che per noi in medio stat virtus ha un significato politico che nulla ha a che vedere ovviamente col neoplatonismo ciceroniano, che invece voleva dire bisogna trovare il medio proporzionale tra due segmenti di diversa lunghezza e una volta trovato lo avremo il giusto equilibrio. Non so se vi rendete conto della differenza tra... Questo modo di intendere il medio stat virtus è l'idea che in medio stat virtus vuol dire vota democrazia cristiana, che è stato per 30 anni, come dire, una sorta... oppure l'idea strana che la medietà, mi insegnavano al liceo, ricordo sempre al liceo la prima lezione di latino, questa idea della medietà intesa come un'assenza di passioni, quanto di più lontano c'è dall'armonia. Il più bel libro sull'armonia è questo, è il simposio di Platone, no? che se c'è uno scritto appassionato e appassionante è il simposio di Platone, dove si parla di Eros, non si parla di medietà nel senso che intendiamo noi. E anche la parola che noi traduciamo temperanza, in greco, come vedremo oggi, è tutta un'altra parola, che non vuol dire affatto temperanza come la intendiamo noi. Quindi, come capite, cominciamo intanto a porre una petizione di principio. Quando abbiamo a che fare con le parole? Le parole hanno una storia. Questa storia appartiene prima di tutto alle lingue, da cui ovviamente noi traiamo i lessici. Il greco è una lingua che più o meno è stata parlata, diciamo, a spanne, tra circa il 1000 a.C. e, vogliamo dire, fino a Erasmo sicuramente, quindi diciamo, eh, il, arriviamo fino al, al, nostro, al nostro rinascimento, dopodiché è stata tradotta, ritradotta, eccetera, eccetera. Ma di, almeno 1200-1400 anni di storia vera, di greco parlato, esistono, perché insomma, pensiamo al periodo alessandrino e pensiamo al, al greco che sopravvive nell'impero romano d'Oriente, anche se con una pronuncia diversa, qui non riapriamo la questione tra i tacisti e i tacisti, eccetera, eccetera. È una lingua che chiaramente si è evoluta, sono cambiati i significati. Quella che noi studiamo all'Iceo Classico è una coine, devo dire meravigliosa, ma una coine che sarebbe la stessa cosa che noi facessimo dell'italiano, una sorta di, appunto, di coine, appunto, la premiamo tutto in un vocabolario e ci dimentichiamo che, per esempio, tra, tra, vi faccio un esempio tipico, tra Pitagora e Giamblico ci sono 900 anni. Quando Giamblico scrive la vita di Pitagora sono passati 900 anni, non un giorno. È importante evidenziarlo. Quando Plutarco scrive i suoi moltissimi saggi, Cicerone è già morto. Per farvi... Ed è in realtà amico degli allievi di Seneca. Per farvi capire come... Il greco di Plutarco non può essere il greco di Platone perché Platone ovviamente aveva scritto circa 400 anni prima di Cristo, quindi ovviamente circa 600 anni prima di Plutarco. Ora tornate indietro da oggi di 600 anni e scoprirete di essere in un'altra epoca, più o meno no, a spanne tra il 1400 e il 1500. Saremmo contemporanei più o meno di Michelangelo. Eh, di Raffaello a Spagna, cioè, vado a Spagna perché naturalmente gli anni non sono esatti, ma capite da soli che parleremo un altro italiano. L'italiano con cui, per esempio, scrive Bernini non somiglia al nostro e le parole che usa Bernini noi facciamo finta di non sapere che hanno cambiato significato, ma hanno cambiato significato. Le parole della Divina Commedia non sono le nostre parole, nonostante noi ci ostiniamo a cercare di tradurle o di leggerle come noi vorremmo che fossero, ma non sono quelle. Dante non scriveva e non pensava quelle parole come le pensiamo noi. Capite quindi da soli che quando noi parliamo di Grecia, stiamo parlando, per fare un esempio banalissimo, tra Omero e Platone ci sono 400 anni, 400 anni, 4 secoli. Quindi per Platone Omero è un classico della sua antichità. Ecco, cerchiamo di intenderci, per cui eh, è un uomo del 1600, è come se noi stessimo parlando appunto di uno scrittore del 600, di un manierista, del marino, ecco, per farvi capire cosa succede quando abbiamo a che fare con le parole. E ovviamente le parole, tra l'altro se noi le prendiamo da un lessico, per esempio quello greco, poi le trasferiamo in quello latino e poi le trasferiamo in quello italiano, subiscono non solo traduzioni ma anche tradimenti gravi spesso e in più noi oggi siamo in un'Italia che fa fatica a parlare italiano quindi non si ricorda che per esempio la parola cibernetica viene dal greco la kybernes che vuol dire colui che governa la nave, da cui governatore perché la parola computer non è una parola inglese ma è una parola latina noi parli, diciamo i media dimenticandoci che quello è il plurale di una parola latina e io non ho capito come è diventato i media, sarà i media, va, tutt'al al più. Cioè, insisto su questo per farvi capire, rimando un po' a Palombella Rossa, tutti voi avete visto il film ovviamente di Moretti, quando a un certo punto c'è questa scena famosissima in cui Moretti grida a questa intervistatrice che le parole sono importanti, le parole sono importanti, sia nel senso che intendeva Moretto allora che se non parli bene pensi male, ma anche perché poi cominci a confondere le cose. Le cose si confondono e a un certo punto l'armonia diventa una cosa che nulla ha a che vedere con l'armonia, che invece di cui, per esempio, parla Platone, qui o nella Repubblica, o di cui parlavano, per esempio, il poliziano, di cui parlavano ovviamente i nostri umanisti. È una cosa completamente diversa. Voglio farvi un esempio di cosa succede, perché lui è stato un caso oggi rileggendo. Rileggendo appunto il, il simposio, c'è cioè il famosissimo eh, interludio dove parla Erissimaco no? e paragona la musica, la medicina. Adesso lo, ci torneremo poi in un'altra un di queste conferenze. Ma è importantissimo perché a un certo punto, e così entriamo nel vivo delle questioni, e così capite perché l'armonia, come ho scritto qui, è prima di tutto uno stile di vita. Dice questo Erissimaco. Intanto di questo dialogo sappiamo alcune cose fondamentali, sappiamo la data in cui è avvenuta questa cena, il 416 a.C. Lo sappiamo perché in quella data Agatone vince le Dionisiache e Agatone è il protagonista del dialogo. Quindi intanto almeno una cosa la sappiamo di certo, sappiamo che Socrate è ancora vivo, perché ovviamente è il protagonista del, del dialogo, sappiamo che ci sono coinvolti personaggi famosissimi, famosissimi, famosissimi della, della teni di allora, Alcibiade che è il famoso... Ovviamente, uomo politico, c'è cioè Aristofane, il commediografo, che sarà uno dei protagonisti. Quindi, diciamo che questo dialogo è come se noi stessimo assistendo a uno dei nostri talk show da un certo punto di vista. Sebbene Platone avrebbe amato il fatto che fosse orale e non scritto, come tutti sapete, Platone nel Fedro e nel Fedone attacca duramente l'idea di scrivere le cose, e nei suoi dialoghi lui non scrive quello che veramente pensa, ce lo fa solo intuire. Dunque, dice il nostro erissimaco, l'arte della medicina è interamente governata da questo Dio, cioè Eros. E così anche la ginnastica, che in greco la parola ginnastiche, capite, non ha nulla a che vedere col nostro andare in palestra, ovviamente, e l'agricoltura. Quindi, medicina, capite già che già da questo incredibile percorso, no? medicina, ginnastica, agricoltura, quello che non torna è la traduzione di ginnastica, perché chiaramente non può essere il nostro andare in palestra, ovviamente. La musica poi, è chiaro, a chiunque presti anche un minimo di attenzione, si trova nelle identiche condizioni di quelle arti, come anche Eraclito forse vuol dire, anche se almeno nelle parole non dice bene, e qui c'è tutto un gioco di rimandi ovviamente, afferma Eraclito, e qui attenzione a quello che dice perché... È una di quelle traduzioni su cui sono, come dire, hanno combattuto per secoli i traduttori. L'uno in sé discorde, con sé medesimo s'accorda come l'armonia dell'arco e della lira. Spitzer ci ha scritto questo fantastico volume solo su questa frase, L'armonia del mondo. Io non ve la traduco per il momento perché in realtà. È complicatissimo quello che lui sta cercando di dirci, ma tra un po' lo scopriamo. Ed è molto strana, infatti, dice Erissimaco, eh, l'affermazione che l'armonia sia discorde o che sorga da cose discordi. Ma forse Eraclito voleva dire questo, e cioè che l'armonia nasce da cose prima discordi, per esempio l'acuto e il grave, e poi rese concordi nell'arte della musica. Infatti non sarebbe certamente possibile che nascesse armonia da cose che rimangono tuttavia discordi, ossia dall'acuto e dal grave, già che l'armonia è consonanza e la consonanza è un consenso. Il consenso però non può nascere da cose discordanti fino a che rimangono discordanti. E ciò che è discordante e non è accordato è impossibile ridurlo ad armonia. Così appunto anche il ritmo nasce dal veloce e dal lento, prima discordanti e poi accordatisi. Che uno legge questa cosa ci passa parecchi giorni, come racconta alla fine del, 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 del simposio Platone, racconta di questo. Questa incredibile evenienza in cui il Socrate rimase fermo in piedi per giorni interi a riflettere e, e ce cerca di capire qualche cosa, poi lo legge in greco e scopre che c'è scritta una cosa completamente diversa. Vi faccio un esempio banalissimo. Vi ricordate la frase? Non sarebbe certamente possibile che nascesse armonia da cose che rimangono tuttavia discordi? Perché l'armonia è consonanza. Quindi ricordatevi la parola consonanza. Ora, in greco consonanza si dice sinfonia. Allora, In italiano sinfonia è diventato quello che sappiamo, e dentro siamo in un teatro che ha un'orchestra sinfonica, per l'appunto, no? Lì stanno facendo della sinfonia, come sentite, stanno provando. Peccato che in greco sinfonia vuol dire qualcosa di molto preciso, perché fonè è la parola che. Platone utilizza per esprimere il suono derivante dalla voce, dalla voce che parla e dalla voce che canta. Quindi intanto capite bene che il latino consonanza e poi l'italiano consonanza con tutto questo non ha niente a che vedere, anche perché... La parola suono, quando Platone vuole intendere il suono non vocale, usa un altro sostantivo, usa il sostantivo phtongos, che evidentemente è completamente diverso come radice da fonè o sinfonia. Quindi, capite che improvvisamente io leggo e gar armonia, sinfonia e stin, vuol dire che la concordanza tra le voci, o meglio, le voci che cantano insieme. Generano armonia. Quando generano armonia? E lui lo dice sinfonia de omologia. Tis che è tradotto attenzione, omologia. Ieri, tra l'altro, con, con Del Bono sul termine omologo e sull'omologazione, pensate cosa vuol dire in italiano l'omologazione, che ha assunto un significato sociologico preciso. Ci siamo persi, no? Perché per noi essere omologati vuol dire, ovviamente, ha un significato fortemente negativo. Peccato che in greco invece vuol dire. Homoios logos cioè cose simili che possono essere messe in rapporto tra loro perché la parola logos ovviamente in greco vuol dire prima di tutto rapportare è diventata in latino razio quindi sarebbe cose che possono essere messe in rapporto tra loro ottenendo una ratio cioè poi una frazio che genera che cosa dei numeri interi questo, quindi, la frase sinfonia de omologia tis, vorrebbe dire che le voci possono cantare insieme in maniera armonica solo nel caso in cui i rapporti tra loro siano ovviamente rapporti omologhi. Capite che quindi c'è scritto qualcosa di completamente diverso da quello che pure il grandissimo traduttore, tra l'altro, questa è la collana che ha Giovanni Reale come supervisore, quindi, non è che stiamo parlando. Il traduttore ovviamente è andato dritto pensando al latino e non pensando al greco, con il risultato che noi abbiamo capito qualcosa di completamente diverso, perché omologo non vuol dire consenso. Al contrario, omologo vuol dire che ci sono due cose diverse e che vengono messe in rapporto tra loro e se il rapporto è un rapporto di un certo tipo allora possono stare insieme. Non so se, se, se riesco a essere chiaro. Quindi capite perfettamente perché è così importante, quando parliamo di arti e di scienze e in questo caso di filosofia, una traduzione efficace. Perché noi stiamo parlando e di quanto purtroppo tradurre è tradire, come è noto. Perché è chiaro che il traduttore ha cercato in qualche modo di venire incontro anche a un lettore non avvertito di cose musicali, ma il lettore avvertito di cose musicali improvvisamente ha un mancamento perché quando legge l'originale scopre che c'è scritta una cosa completamente diversa e quindi noi scopriamo che intanto l'armonia nasce tra le voci che cantano o parlano insieme al momento in cui tra queste si genera il giusto rapporto. Non so se sono stato chiaro, spero di avervi fatto capire qual è il tremendo rischio dell'utilizzo delle parole. Pensate a quello che per noi vuol dire omologo e quello che per noi vuol dire sinfonia e quello che invece c'è scritto qui quando sinfonia e omologo vengono messe una vicino all'altra. È chiaro che se la fonè è la parola, in qualche modo rimanda al logos. E a questo punto capiamo perché ovviamente Platone utilizza sinfonia e omologia All'interno della, della, della stessa affermazione, della stessa definizione, mi sono dilungato su questo per farvi capire quant'è complesso l'elemento che in realtà ci porta a utilizzare le parole all'interno di contesti così specifici e come sarebbe importante recuperarle perché ci fanno capire qualcosa di molto importante. Per esempio, questa frase, e compresa la citazione Eraclitea di qui sopra, ci fanno capire che l'armonia, prima di tutto, è uno stile di vita. Questo è l'armonia. Il tipico rappresentante di uno stile di vita armonico lo conosciamo tutti. Si chiama Socrate. E in questo testo ci viene detto, alla fine del testo, nell'epilogo, perché Socrate è un uomo armonico. Insisto, perché Platone, quando deve usare il termine temperante, usa l'aggettivo cosmios. Che vuol dire bello in maniera ordinata, da cui deriva il sostantivo cosmo, e che in italiano è diventato cosmetica. Cioè, pensate, la deviazione, cioè cosmo e cosmetica hanno la stessa radice. Quindi, capite la deviazione, poi, ovviamente, normalissima, eh, le parole sono cose vive. Eh, voglio dire, noi insistiamo, tra l'altro, nel perdere la radice umanistica della nostra lingua, l'italiano. Io continuo a essere basito, da, perdonatemi la. La, 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 come dire la parentesi, ma non è possibile che noi italiani rinunciamo all'italiano, che è una lingua che invece ci riporta a dire con precisione ed esattezza cose che in altre lingue non è possibile dire. Provate a tradurre in inglese questo testo, fate questo tentativo. La cosa più divertente è stata con la Divina Commedia. Una delle traduzioni fantastiche che io ho letto della Divina Commedia in inglese comincia When I Was Forty. Cioè nel mezzo del cammino di nostra vita è diventato when I was 40. Anche in the middle of the path of my life, che è un'altra delle traduzioni del nel mezzo del cammin di nostra vita, ovviamente non rende l'idea. Anche perché per un inglese middle non riescono a riportarlo a medium. Mentre noi mezzo riusciamo a riportarlo al cicerone che parlava del medium e quindi del me, in medium stat virtus, il medio stat virtus. Capite? Capite perché è importante ricostruire la storia delle parole. Quindi l'armonia è uno stile di vita. Bisogna vivere in modo armonico perché lo dice Rissimaco, se noi vogliamo vivere bene a lungo dobbiamo vivere in modo armonico, riprendendo ovviamente Ippocrate. E ovviamente oggi è diventato, ahimè, tema di una New Age, ovviamente di bassissimo profilo, in cui si confonde tutto, sempre in nome ovviamente di una perdita di senso delle parole. Dunque l'armonia è un principio filosofico cui uniformare l'intera complessità di tutte le attitudini umane. Avete visto, no? Agricoltura, ginnastica, musica, medicina. L'elenco qui continua, è un elenco lunghissimo. Cioè tutte queste attività, qualunque esse siano, compreso fare l'amore, eh, anche questo è lungamente descritto nel testo, ovviamente, quindi anche vedete l'allocuzione amore platonico, veramente, è priva di qualsiasi significato. Ovviamente... Tutto questo dal conoscere all'agire deve passare attraverso questo stile di vita armonico. Altrimenti noi conosciamo male, agiamo male, pensiamo male e ovviamente viviamo male. E ci ammaliamo, e Ristima lo dice chiaramente, ci ammaliamo perché non siamo armonici. Cosa voglia dire essere armonici? È complicato, ma teniamolo almeno come, come idea di base. Dunque, tutto questo ci arriva ai Greci Ovviamente attraverso una lunghissima tradizione che io qui non ripercorro, vi cito le parole di cui dovremmo parlare e di cui non parliamo, come mito ovviamente. Mito è il verbo proprio mitologeo, no? che vedete rimanda al logos di qui sopra, sono i verbi che in qualche modo ovviamente già ci fanno capire perché è così importante ricostruire le parole. E poi c'è il silenzio, noi non siamo abituati all'idea che in greco silenzio vuol dire si scrive caos. Perché per noi il caos è caotico e invece per i greci il caos è il vuoto. Quindi già capite che di nuovo c'è stata un'inversione prospettica e io qui lo riporto, no? eh, Il vuoto primordiale è quello della famosa immagine del guscio vuoto, della parte, tra l'altro inferiore del guscio, perché quella superiore è il cenio, è uranos. Quindi, dove tra l'altro poi nell'unione questa sarà la terra, Gea. Nasceranno le cose, ma come nascono le cose, tra l'altro sparisce il silenzio, perché la vita è rumorosa, molto rumorosa, rumorosissima. Quindi capite bene che la fine del caos corrisponde all'inizio della vita e alla fine del silenzio per un greco, esattamente il contrario di come siamo abituati noi a pensare, no? perché noi siamo abituati a pensare in una maniera completamente diversa e Cerco in qualche modo di farvi capire che quando noi usiamo le parole, per esempio ritornare a come le usavano, ci aiuta a capire come è cambiato il modo di vedere le cose. Il greco, per un greco il caos è il vuoto. Tra l'altro i greci non avevano neanche il concetto di infinito ma di illimitato, quindi capite che stiamo parlando di cose molto lontane dal nostro mondo, ma soprattutto dopo il caos viene la natura. E qui le cose si complicano. Io qui adesso non vi tedio con improvvisamente, con tutta la serie delle ascendenze della parola natura, ma una cosa dobbiamo ricordarci, che la natura viene, è il participio futuro del verbo nascor, cioè del verbo nascere. E quindi i latini, sostantivandolo, lo hanno reso, a noi ci hanno reso un colossale favore, ci hanno fatto capire che la natura è tutto ciò che nascerà. Capite quanto siamo ancora una volta lontani, no? Perché chiaramente, tra l'altro, da parole come, la, come nascor vengono fuori altre parole, per esempio nazio, nazione. La nazione è il luogo dove sono nato. Finisce lì, non è un concetto politico, è un concetto che ci dice io sono nato in quel posto. E andiamo avanti. La natura quindi è insieme di nascita nel senso ciò che è già nato e ciò che nascerà, e quindi è generazione. In greco, infatti, tutto questo è evidente, perché in greco si dice fisio. Fio è un verbo interessantissimo, da cui fisica, quindi i fisici dovrebbero occuparsi di ciò che nasce, sostanzialmente, e ovviamente da cui physis, no? che poi in latino è diventato natura. Ora, è interessante perché eh, tutto questo verbo viene da un... Tutti questi sostantivi e questi verbi vengono da un gruppo di parole molto complesse, molto interessanti, che ci riportano, per esempio, al gruppo che vedete scritto lì, gignomai, geinomai, gennao, genos, da cui il sostantivo latino gigno, e da cui in realtà il latino genero e l'italiano genero, generare. E improvvisamente capiamo che fusis e natura vogliono dire cose molto simili, indicano la generazione. Ma la cosa più interessante ancora è che la radice di queste parole è una radice indoeuropea, ian, che rimanda proprio all'idea delle acque primordiali in cui si è generata la vita. Quindi, come posso dire, vedete che c'è dietro poi un concetto estremamente chiaro: perché la lingua greca è prima di tutto una lingua di azioni. Noi non ci siamo più abituati perché la nostra lingua non è una lingua di azioni, è una lingua di idee. I latini almeno erano rimasti ai concetti, noi siamo arrivati alle idee con il risultato che tra le, le nostre parole e le azioni c'è una distanza spesso incolmabile. Per un greco non esiste la distanza tra... Il sostantivo vuol dire qualcosa di sostanza, il senso reale del termine. Per cui quando parlano degli dèi, gli dèi sono veramente presenti, qualsiasi cosa loro dicano sono, è vero, c'è, che sia un centauro, che sia un drago, che sia eh, una sirena, eh, per noi è incomprensibile, no? perché per noi sono invenzioni della fantasia, ma per un greco non esiste la fantasia come la intendiamo noi. Tutto quello che dicono è, senza alcun dubbio. Quindi, attenzione perché capite bene che, come dire, eh, siamo. In un contesto molto lontano, quando loro cominciano a parlare di armonia, stanno parlando di cose che sono nella realtà e non sono concetti. è per questo che io insisto sul fatto che è uno stile di vita. È interessante osservare che una parte di queste radici, per dalla parte Yan, saltano fuori anche parole come genio, che in latino era tipicamente il genius loci. Pensate alla trasformazione romantica, visto che siamo in un teatro. Per noi adesso il genio è colui che ha un'idea brillantissima ed eccelle sugli altri. Il genio nella musica piuttosto che il genio nella fisica o nella matematica. In realtà vuol dire colui che ha il DNA del luogo dove è nato. È il rappresentante tipico del luogo dove è nato. Quindi questo sarebbe il genio. E i genius, ovviamente, anche i geni, erano ovviamente le divinità locali no? che poi, ovviamente, soprassedevano alla, 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 alla vita dei campi. O nel... Insisto ancora perché capite che la trasformazione delle parole ci ha portato, per esempio, a non capire cosa vuol dire genio. Gegno vuol dire colui che è nato con un talento speciale e questo talento speciale però è del luogo dove vive quindi in realtà è radicato nei luoghi dove è nato e dove vive vado ancora avanti qui il caso che vi voglio citare è un caso interessante Vittor Hugo scrive un libro bellissimo che vi consiglio di leggere tranne il finale, l'uomo che ride lo scrive nel 1869 lo cito perché è un esempio tipico di persistenza di questo mito Devo dire che i romanzieri sono stati più abili dei filosofi da questo punto di vista. Hanno fatto sopravvivere il mito. La performance più importante che Guil Plain, il protagonista del romanzo, fa insieme ai suoi, ovviamente, a questa strana compagnia messa su dal filosofo, si intitola Caos Finto. La vinto ed è letteralmente la vittoria del caos. la vittoria, ovviamente, di che cosa? dell'armonia, perché intera in scena questa ragazza che canta, dell'armonia sul caos, cioè sul silenzio. Questo silenzio pieno di paure e di spaventi viene vinto e superato dall'armonia del canto perfetto, che è una melodia pura. Per questo capite, intanto perché parlano di acuto e grave, per i greci non esiste la combinazione di suoni. I greci erano sostanzialmente, la musica greca è una musica monodica. Non combina i suoni. Armonia in greco vuol dire in realtà non soltanto le scale musicali come le intendiamo noi, ma addirittura i modi della morale e dell'etica. Quindi capite di che cosa stiamo parlando? Qualcosa di molto lontano, e in più, ovviamente, era tutto monodico. Quindi, quando parlano di voci che cantano insieme, in realtà parlano di intervalli melodici successivi. E quindi come vedete di nuovo l'armonia è qualcosa di diverso. Io posso percepire solo nel tempo il giusto rapporto tra questi intervalli e adesso vedremo come si fa. Ma è bellissimo perché invece Hugo fa esattamente la stessa cosa. Per vincere il caos c'è una melodia, niente di armonico. Pensate nel 1869, eh? cioè Verdi aveva già scritto quasi tutti i suoi capolavori, Wagner impazzava, Hugo conosceva benissimo il teatro musicale, si inventa invece l'entrata in scena di una ragazza che è cieca ma è perfettamente armonica. E il ragazzo, Gwynplaine, è un mostro. Si chiama L'Uomo che Ride il romanzo. Non so se qualcuno di voi l'ha letto. Perché questo ragazzo da bambino viene deturpato attraverso un'orribile operazione che i cosiddetti compracicos facevano ai bambini rapiti, cioè gli spaccano i muscoli delle mascelle per obbligarlo in un rictus che lo lascia sempre in questo modo, un po' come il Joker di Batman, per intenderci, per farvi dare, per dare... Un... Per cui questo è un mostro mostruoso e finché è nell'ombra, tra l'altro il pubblico rimane incantato da lui quando appare in scena e quindi la luce lo colpisce, il pubblico è insieme terrorizzato e ride per vincere il terrore. Una bellissima versione di... Uh, di, del rapporto tra natura e armonia ce la racconta Emily Dickinson. Il testo di questa bellissima poesia ci dice, per esempio, che la natura è ciò che vediamo. La, la traduco uh, ovviamente: le colline, il pomeriggio, gli scoiattoli, l'eclisse, le api, eccetera. No, la natura è il paradiso. La natura è ciò che sentiamo. Il Bobolink è un passeraceo è un uccellino della, della famiglia dei passeri, ovviamente il mare, i tuoni, i grilli, no, la natura è armonia. E poi conclude, la natura è ciò che noi conosciamo, ma non abbiamo ancora l'arte per poterlo dire, perché la nostra saggezza è così impotente di fronte alla natura, perché la natura, lo vedete, so impotente, Amras wisdom is... Di fronte alla sua semplicità. Quindi, l'altra cosa che noi capiamo è che l'armonia della natura è semplice, non ha bisogno di alcuno degli strumenti complessi che noi oggi utilizziamo per studiare la natura, perché l'armonia è uno stile di vita che nasce dalla contemplazione della natura e la natura è il cielo, nel senso heaven, in inglese con tutto ciò che heaven vuol dire. La natura è l'armonia e la natura è la semplicità che nasce dalla contemplazione della natura stessa. Ci stiamo sempre di più avvicinando al significato di armonia facendo un ultimo passaggio. Non dobbiamo confondere natura e realtà. Noi lo facciamo spessissimo di confondere natura e realtà perché siamo figli del capitalismo avanzato. Nel capitalismo avanzato l'idea che, e anche nella, già dalla prima rivoluzione industriale, l'idea che noi potessimo governare la natura, attraverso ovviamente per esempio l'utilizzo dell'energia, è stata ovviamente la, la trasformazione più importante e più radicale della vita dell'essere umano da quando è apparso sulla Terra, appunto alla scoperta della macchina eh, a vapore. Ora, eh, la natura, l'abbiamo visto, viene dal verbo nascor, ciò che nasce e ciò che nascerà. Invece, realtà, viene dal latino res, una delle parole più intraducibili dell'intera storia del latino, che comunque vuol dire cosa? E quindi in realtà rimanda ad una radice indoeuropea molto particolare, che è legata proprio al concetto di proprietà. La realtà è il dominio dell'uomo, cioè è un sottoinsieme della natura. Noi siamo in qualche modo, eh, devo dire, una, una frase molto bella che debbo a Rosalia Stellacci, che è una. Esperta di meccanica quantistica ed è anche una yogini, quindi è riuscita in qualche modo ad armonizzare questi due mondi. Noi siamo veramente prigionieri della luce e del suono, perché noi non ci rendiamo conto che quello che vediamo e sentiamo non è la natura, ma è una cosa molto complicata che nasce dal essere noi inseriti in un certo contesto, avere degli organi somatosensoriali di un certo tipo, eccetera, eccetera. Pensate banalmente di essere una sogliola. Una sogliola. Se voi foste una sogliola, i vostri occhi non sarebbero qui, sarebbero qui. La vostra visione sarebbe stereoscopica con due occhi indipendenti e vedreste in una maniera completamente diversa. Quello che vedete non è quello che è, ma è quello che nasce dalla vista stereoscopica frontale che abbiamo noi, che peraltro ci permette un angolo massimo di 90 gradi grazie al quale riusciamo a vedere bene, devo dire, in un certo modo. Ma chiunque vive con un animale domestico si è accorto che gli animali hanno un'altra percezione della natura. Per esempio, per i cani sicuramente l'olfatto è il senso principale. Vedono malissimo, ma hanno un olfatto perfetto, per cui loro vedono il mondo attraverso, ovviamente, i feromoni o qualunque sia gli odori, i profumi, eccetera, eccetera. Provate a immaginare una vista no, imperfetta, ma un olfatto perfetto. E pensate come sarebbe diversa la vostra vita. Provate a immaginare essere un camaleonte che ha di nuovo gli occhi posti sui delati lati del cranio e può muoverli indipendentemente l'uno dall'altro, per cui può vedere cose distinte. Pensate a una vista di questo tipo, no? Voi potete vedere oggetti distinti, imposti distinti, che fanno azioni distinti contemporaneamente. Per fare tutto questo noi abbiamo bisogno del, del digitale e di splittare uno schermo. E comunque lo vediamo di fronte. Il senso che ci permette di non essere schiavi, per esempio, dei 90 gradi e della frontalità, è l'udito. E non è un caso che la musica entri da protagonista appunto nel mondo dell'armonia. Perché l'udito, grazie al cielo, è stereoscopico ma sferico. E quindi noi riusciamo a percepire a 360 gradi tutti i suoni e soprattutto la cosa più importante che fa l'udito non è percepire il suono, è localizzarlo. È fondamentale che lo localizzi perché se non localizziamo la sorgente sonora saremmo morti da un pezzo. L'esempio tipico è ovviamente il fruscio alle vostre spalle nella savana o in un bosco. Non fatevi troppe domande perché nel tempo in cui vi fate una domanda, se quello è un leone, voi siete già morti. Oppure già se fosse una vipera in un bosco basterebbe, avanzerebbe per mettervi in seria difficoltà. Casomai invece è un gattino che si è perso e non succede niente. Però capite perfettamente che l'udito ci fa sentire le cose in tutte le direzioni dello spazio. Non solo l'udito, come l'ho fatto, non dorme mai, mentre la vista sì. Quindi noi, i nostri due sensi più attivi, non, sono, non è la vista. La vista è il più fallace dei tre che ho elencato adesso. Ma sono l'udito e l'olfatto. E, e sono sensi che non perdono mai, ovviamente, la loro efficienza, durante, anche mentre dormiamo. Le nostre orecchie continuano fortunatamente. Pensate quanto è importante, se non ci fosse l'udito, quante volte di notte rischieremmo la vita. Oppure, chi ha avuto un bambino e cresciuto dei bambini, sa quanto rimani con questo orecchio sempre teso. Che pensando, avendo paura che pianga, avendo, sentendo i movimenti del bambino nella culla, eccetera, che, quindi capite quanto è importante questa funzione dell'udito e del perché poi la musica diventerà così centrale nella storia della cultura. Ora la realtà invece rimanda proprio all'idea dell'appropriarsi di qualcosa, del recinto, delle cose che noi mettiamo dentro, questa non è la natura, noi siamo una parte della natura anche se abbiamo dimenticato di esserlo. Ora, a questo punto siamo finalmente dentro il mondo dell'armonia. Sappiamo che il mondo dell'armonia è la natura, è la semplicità della natura a cui noi dovremmo tendere anche quando siamo artisti. Tant'è vero che questa è la frase famosissima che Alcibiade dice a Socrate nel suo nella parte, nel quinto interludio di questo straordinario dialogo che è il simposio, e partendo da qualcosa che ci lascerà di stucco, cioè scopriamo che l'armonia non è bella. Perché un'altra delle cose dei falsi storici è che noi crediamo che l'armonia e il bello coincidano. E invece no, né per i greci e neanche per i nostri umanisti del Rinascimento. Quindi, un'altra delle cose che dobbiamo cominciare a sfatare è l'idea che il bello e l'armonia siano due cose coincidenti, anche perché il bello, tra l'altro, è un concetto moderno. Per arrivare al concetto di bello come lo intendiamo noi bisogna arrivare a un anno specifico, il 1750, che oltre che essere l'anno della morte di Bach è anche l'anno in cui Baumgartner scrive il testo estetica, inventando l'estetica come scienza del bello e facendo diventare il bello quello che noi conosciamo. Quindi fino a quel momento del bello non si parla nei termini che conosciamo noi. Ribadisco, 1750, ci sono duemila anni tra questo testo e quello di Van Garten, quindi cerchiamo di ricordarci quanta storia c'è. Dunque, come comincia l'apologia di Socrate che c'è in questo volume? Con una sbeffeggiatura terribile. Alcibiade, che voleva essere il suo amante, nel senso letterale del termine, eh, cioè cerchiamo di non, non confonderci, no? dice... Signori miei, sapete che è un dialogo, no? Quindi sono tutti intorno al tavolo, hanno deciso di non, non dedicarsi più al vino, ma per una volta rimangono sobri. Ricordatevi che, in questi, che la cosa in cui, su cui Platone insiste di più in questi dialoghi è che si ubriacano tutti. Questo anche per farvi capire che l'armonia non presuppone dal fatto che uno possa ubriacarsi. Uno può essere armonico e ubriacarsi tranquillamente. Tant'è vero che qui si dice che Socrate reggeva il vino benissimo, il vino greco. Cioè, vino carico di miele. Non so se avete una vaga idea di cosa può essere un bel vino carico. Pensate a un Negramaro, a un primitivo, ci mettete dentro il miele, fate così e poi ve lo vedete. Quindi, tonnellate di zucchero che colpisce il fegato e a confronto una pasticca di LSD è un gioco per bambini, ovviamente. Dunque, signori miei, io incomincerò a lodare Socrate così mediante immagini. Forse egli crederà che io voglia rappresentarlo in modo ridicolo, ma l'immagine mira allo scopo del vero e non a quella del riso. Dico dunque che egli assomiglia moltissimo a quei sileni messi in mostra nelle botteghe degli scultori che gli artigiani costruiscono con zamponi e flauti in mano e che, quando vengono aperti in due, rivelano contenere delle immagini degli dei. Ora, i sileni sono i nostri fauni, quindi doveva essere una bruttezza. Vuol dire terribile, no? Perché se tu dici assomiglia a un fauno, non è che gli stai proprio facendo un complimento al nostro povero Socrate. E in effetti, Socrate, neppure tu potresti mettere in dubbio che nella tua figura sei simile a un fauno. Glielo dice praticamente senza dubbi. Che poi tu assomigli ad essi anche in altre cose ora vedrai e comincia a spiegarglielo. Noi adesso non leggiamo perché tutto, però capite intanto che Socrate è brutto. La sua, il suo aspetto, quello che in greco si dice morfè, è brutto, è un uomo brutto. Nonostante questo, è un uomo che parla benissimo. E qui ci sono tutto un capitolo che si intitola Gli effetti prodotti dai discorsi di Socrate e che ci dice come mai Socrate incantasse i giovani: perché parlava bene nel senso di prima, usava bene, vedete, vi ricordate? Sinfonia? Usava bene la fonè, ma non. Perché ti incantava con le chiacchiere? Perché, ovviamente, faceva discorsi retti. In greco si dice ortos, da cui ortografia, per fare un esempio banale, quindi erano discorsi ortodossi. Pensate come è cambiata l'idea che abbiamo noi dell'ortodossia rispetto all'idea che avevano i greci dell'ortodossia. Comunque, in ogni caso, il nostro eh, Alcibiade lo paragona a una sirena. Gli fa tutto. A un certo punto lui dice che pur di essere l'amante di Socrate avrebbe fatto qualsiasi cosa, e addirittura a un certo punto gli dice chiaramente: io guarda, ti ho dato il mio corpo, avrei voluto che tu facessi di me quello che volevi e tu invece mi hai ignorato. Anche se io sono giovane e bello, al CBA è a circa 30 anni in questo momento, quando viene scritto, tu non mi hai voluto, mi hai rifiutato. E nonostante questo dopo gli farà una scenata di gelosia terribile. Quindi, tutto questo in un dialogo dedicato all'armonia. eh Insisto, gli farà una scenata di gelosia terribile perché naturalmente lui dirà: Tutti belli vengono a te, e in effetti Agatone, che è più giovane di Alcibiade e probabilmente più bello, si avvicina a Socrate, si sdraia accanto a lui perché si mangiava sdraiati, come ricorderete, e quindi c'è tutta una, una scenata di gelosia tra Alcibiade, Agatone e Socrate, proprio per ragioni puramente e oggi diremmo giustamente erotiche. Dunque gliene dice di tutte, finché a un certo punto, cosa succede? Succede che. Socrate gli risponde ovviamente, o meglio, Alcibiade cita come Socrate gli ha risposto. L'ultimo tentativo che è stato quello sessuale, cioè io ti ho concesso i miei favori e tu li hai snobbati. A questo punto lui dice: Oh, ma perché non vuoi? Perché? Perché in fondo mh, ho pensato che tu fossi l'unico degno di diventare il mio amante. E mi pare che tu esiti a farmi le parola, ma il mio sentimento è questo. Mi pare sia del tutto privo di senno non concederti i miei favori anche in questo, così come in altro in cui tu dovessi aver bisogno o della mia ricchezza o dei miei amici. un uomo potentissimo in questo momento, eh, ricordatelo. Per me, infatti, nulla è più importante di diventare quanto è possibile, attenzione, migliore. Usa Beltiston, il comparativo del, di Agasos. Quella terribile parola che per chi ha fatto il greco, Kaloska e Agatos, era diventato una specie di ritornello, che è intraducibile in italiano. Non c'è nessun modo di tradurre Agatos. Quindi prendiamo il migliore. Pensate che poi il migliore è diventato Togliatti nella storia italiana. Quindi è anche, anche buffo come le parole cambiano significato. E per questo penso che non potrei trovare nessuno che mi possa dare un aiuto che sia più valido di te, e per tale motivo. Io troverei molta più vergogna di fronte a quelli che capiscono se non concedessi i miei favori a un uomo come te, di quella che proverei invece di fronte ai più agli insensati se ti concedessi i miei favori perché lui li ha rifiutati, costui racconta sempre Alcibiade dopo avermi ascoltato, con molta della sua ironia, come al solito, rispose, caro Alcibiade. E qui dovete immaginarvi Socrate steso sul triclinio con Alcibiade steso accanto a lui e Agatone e tutta questa gente, con Aristofane, tutto intorno. no? Caro Alcibiade, si dà il caso che tu sia veramente un uomo non da poco se ciò che dici di me è proprio vero e se in me c'è una forza per la quale potresti diventare migliore. Tu vedresti in me una bellezza straordinaria molto diversa dalla tua avvenenza fisica. Non so se notate la sottigliezza del ragionamento, tu vedresti in me una bellezza straordinaria molto diversa dalla tua avvenenza fisica, perché lui somiglia a un sileno. E se contemplandola cerchi di averne parte con me e di scambiare bellezza con bellezza, pensi di trarre non poco vantaggio ai miei danni. In cambio dell'apparenza del bello, tu cerchi di guadagnarti la verità del bello. E lui usa proprio la parola aletheia. E veramente pensi di scambiare armi d'oro con armi di bronzo. E qui capite improvvisamente che cos'è l'armonia. Non è neanche il bello che vedo, è la verità contenuta nel bello. Cosa sia la verità, io non lo so non voglio entrare nel merito, ma certamente una cosa la sappiamo, è qualcosa di ben proporzionato una volta che noi abbiamo fatto delle comparazioni. Quindi non è neanche un giudizio, è qualcosa che nasce da una sensazione fisica, da un'emozione, da quella che Aristotele chiamerà la meraviglia, si trasforma in una passione, Eros, e alla fine della passione non c'è. Come noi immaginiamo il cupio di solvi romantico o le nostre eroine verdiane, che muoiono sul palco, poverette, incolpevoli, no? Alla fine della passione di Cristo, se vi ricordate, non c'è la morte. Cristo muore sulla croce, ve lo ricordate ovviamente, no? Ci stiamo, siamo in Quaresima un posto la Pasqua, ma rinasce. E quindi cominciate a capire improvvisamente che cosa c'è dietro il concetto di armonia. C'è un concetto che è legato alla natura ed è semplicissimo perché vedremo che tornerà nel concetto di ritmo. C'è un concetto che lega la generazione, la ciclicità della, della generazione. L'armonia è la semplicità nella ciclicità della generazione. E la verità sta nel fatto che io devo capire che la natura è sostanzialmente una e una sola che si genera e rigenera costantemente. Invece noi facciamo esattamente il contrario, spacchiamo il cappello in quattro, dividiamo tutto, separiamo tutto, siamo abituati a costruire tassonomie incredibili. Per esempio Umberto Eco di cui abbiamo parlato fino adesso è stato un creatore di tassonomie fantastiche, ci ha abituato alla vertigine della lista, eh, pensate a cosa non hanno fatto nel Medioevo creando tassonomie fantastiche. Le tassonomie sono importanti, ma come ci ricordano tutti i grandi medievali, a un certo punto c'è una causa prima. Quello che ci stanno dicendo queste parole è che l'armonia è la causa prima, che è una sola, non è due. Questo voleva dire Eracleo dicendo che l'armonia è il concorde che elimina il discorde, non lo elimina, lo riprende in sé. Dopo averlo allontanato, pensate al figlio: l'idea del figlio direi è abbastanza evidente, tutta la cosmogonia greca è una cosmogonia generazionale, non generativa. E quindi è una cosmogonia che superato il primo stallo, dopo si incontrano sempre in due, di solito maschile e femminile, e questo maschile e femminile ovviamente generano continuamente. Questo è importante perché lo dice anche qui, in realtà qui dice che i generi sessuali sono tre, e anche questo apre un mondo, voglio dire. Eh, sarebbe veramente interessante rileggere il discorso di Aristofale sul fatto che i sessi sono tre e non due, ma anche questo non è questo il caso, ora da riaprire. Ma l'importante è che alla fine vengono tutti ricondotti a uno, tutto deve tornare indietro a quest'uno. Non a caso, devo dire il mio insegnante di contrappunto, che era un uomo straordinario, un frate cappuccino. Lui sosteneva una cosa fondamentale: che il contrappunto era l'arte di partire dalla perfezione, attraversare l'imperfezione e tornare alla perfezione. Perché? Perché nel contrappunto si comincia all'unisono e si finisce all'unisono. Tutte le voci tornano alla voce di partenza. E qui cominciate a capire perché per i greci questa idea del suono, che poi verrà diviso, come vedremo adesso, è così importante. Questa che volevo farvi leggere è una citazione di Goncharov, che ci aiuta molto da un altro romanzo bellissimo che è Oblomov, no? che credo... Eh, molti di voi conosceranno siamo nel 1859 e qui ci, dai, ci aiuta parecchio a capire di cosa parliamo no? la bellezza quindi non è la bellezza che noi immaginiamo cioè l'avvenenza fisica nel senso di essere colpiti da qualche cosa ma sta in questa cosa qui a rigor di termini Olga non era una bellezza ma se fosse stata una statua sarebbe stato il simbolo della grazia e dell'armonia. Quindi come vedete la bellezza non solo è caduta, è caduca. Vogliamo citare qui il famosissimo sonetto di Baudelaire sulla carcassa, quando lui e questa donna bellissima incontrano un cadavere e lui dice, vedi, quello è il cadavere di una donna, anche tu diventerai così e comincia a descrivere l'orrore di questo cadavere di fronte alla bellezza della giovane che lo sta accompagnando in questa gita nel parco. È un esempio tipico di che cosa stiamo dicendo. Quindi le parole che ci servono qui sono grazia e armonia perché quello che per i greci è bellezza e armonia è questa cosa qui. Il canone di Policleto 500 a.C. Policleto è uno scultore in bronzo e come vedete le sue statue non sono affatto né aggraziate nel senso che intendiamo noi, cioè paragonatele al Canova e capite di cosa stiamo parlando, ma soprattutto le proporzioni sono fatte in modo tale che chi le vede le veda proporzionate da tutte le distanze, perché queste stavano in cima a un tempio. Quindi lui si pone un problema banalissimo, come faccio a vederla proporzionata? Quindi se la metto a terra, come in questo caso, questo è il doriforo, ovviamente non va più bene. Quindi come vedete... La perfezione sta anche negli occhi di chi guarda, ma io devo conoscere di nuovo i giusti rapporti proporzionali per poter riprodurre quello che in natura non ha bisogno di essere riprodotto perché è già così. Perché io in natura le statue non le costruisco, la natura non ha nessun bisogno di costruire statue. Le statue sono un prodotto ovviamente della realtà, dell'essere umano. Dunque arriviamo all'ultimo passaggio perché vi sto eh, tediando con tutta questa... Eh, messe di informazioni, ma essendo il primo incontro era necessaria, cerchiamo di fare ordine sul concetto di proporzione. La prima, devo dire, mi sono, questo ciclo di conferenze, devo dire anche grazie alla pazienza di Antonio Bagnoli e quindi di Pentagon, probabilmente avrà esito in un libro. Abbiamo deciso a un certo punto io e Bagnoli di farne un libro e che io sto, su cui io sto lavorando. Eh, a un certo punto mi sono imbattuto in una frase che è molto ricorrente quando parliamo di armonia, cioè che i pitagorici ritenevano che la realtà fosse numero. L'avrete sentita chi poi tra l'altro è uno dei, come dire, dei ritornelli della New Age su Internet, che sono ritornelli molto divertenti, eh, poi se... potremmo aprire qui una, una lunga parentesi. C'è un piccolo problema, i greci non avevano numeri. Non conoscono i numeri i greci. Il primo greco che si mette nella condizione di considerare il rapporto tra le misurazioni esatte e le proporzioni è Claudio Tolomeo nel secondo secolo d.C. Gli elementi di Euclide, il libro più tradotto e stampato dopo la Bibbia, che è un libro meraviglioso che vi consiglio di leggere, nella fantastica edizione Bompiani, che finalmente l'ha pubblicato col testo a fronte, perché senza testo a fronte non si può capire di che cosa parliamo, e soprattutto con la matematica di Euclide e non quindi trascritto come lo leggeremo oggi con la, con la geometria nostra. Sono stati scritti circa nel 300 avanti Cristo. Quindi vi vorrei, queste date vi fanno capire che da Euclide a Claudio Tolomeo. Ci sono quei 5-600 anni in cui i Greci hanno continuato a costruire senza che le case cadessero, senza che i templi fossero distrutti, eccetera, eccetera, in maniera, devo dire, molto tranquilla. Voi non so se notate, io lo faccio sempre notare ai miei studenti di musica che le costruzioni di Greci e Romani, che non avevano numeri e non avevano computer, stanno perfettamente in piedi tutt'oggi e le nostre cascano con una facilità impressionante. Non so se avete mai notato che una costruzione costruita con un computer tende a un'obsolescenza molto veloce mentre misteriosamente i mattoni di Ostia Antica sono tutti lì e non cadono. Dovrebbe farvi riflettere questo. E noi considerate che le pene, già nel codice di Ammurabi, la pena per un architetto che barava sui, per esempio, barava sui costi di produzione era durissima, lo decapitavano. Ora io non voglio decapitare gli architetti, cioè non mi fraintendete, però per farvi capire che il problema esisteva già allora, cioè baravano anche allora, non è che non baravano allora, allora baravano quanto oggi evidentemente non c'è bisogno di misurare per costruire bene, non c'è bisogno di essere esatti per essere armonici, anzi più si è precisi come scopriremo, e più si è lontani dall'armonia, l'armonia non è precisione questo è un'altra delle cose che è difficilissima da spiegare che l'armonia è prov come diceva Cicerone, ha perfettamente ragione, concordia discords e quindi non può esserci precisione nella concordia di ciò che discorde, ma allora veniamo a questo problema, questo è il vero problema. Questo è il vero problema nella traduzione. Noi traduciamo la parola aritmos, e il plurale aritmoi, che è la parola greca che vuol dire numero con numero. Numero, che è la parola latina numerus, la parola latina e numero in italiano. Ora peccato che le due parole non vogliono dire la stessa cosa, ma in senso radicale del termine non vogliono dire la stessa cosa, vediamo se riusciamo a leggerlo. Allora, aritmos, quindi vi prego di seguirmi, deriva da una radice indoeuropea. A noi interessa soprattutto questa variante della radice ar, perché questa radice genera tutta una serie di parole, per esempio armonia. Ma anche arte, quindi armonia e arte hanno la stessa radice. Quindi intanto cominciamo a mettere insieme un po' di pezzi, anche noi facciamo i compositori. Ora, questa radice vuol dire letteralmente mettere assieme, sia nell'accezione proprio del congiungere i pezzi, di nuovo, quindi il comporre latino, sia in quella di disporli in una certa maniera. La disposizione è fondamentale, lo diceva Vitruvio, lo dice anche ovviamente Cicerone del Deoratore, eh, che è un testo fantastico se riletto in questo senso, tra, oltre che è un testo fantastico in assoluto. Ovviamente non si tratta di una disposizione ordinata come intendiamo noi, perché per noi ordinato viene da un altro verbo, da tutta un'altra storia, vuol dire, da un verbo che vuol dire mettere le truppe in un certo modo sul campo di battaglia. Ed è quello che ha generato la famosa scena del, eh, del ragioniere che mette tutte le matite in fila sulla, sulla scrivania. Niente a che vedere con tutto questo. Per loro ordinato vuol dire cosmico. Il loro concetto di ordine è alzare gli occhi al cielo e guardare il cielo stellato. Quello è l'ordine. Quindi pensate quanto lontano dalla nostra idea di ordine, quella idea di ordine. Dunque, ovviamente l'affinità con i verbi grei, con il sostantivo armonia e con l'altro verbo armoso, che è un verbo del latino omerico, è palese, è la stessa identica radice, invece numero vediamo se... eccolo viene da una radice indoeuropea sempre nam che invece vuol dire ciò che ci è dato in assegnazione rimanda a res, di nuovo sia dagli dèi sia dagli uomini in particolare nam era il gesto di inchino e di sottomissione ovviamente del del suddito rispetto all'imperatore, al re, eh, a quello che era, ovviamente dipendeva dalla, dal, ovviamente dal tipo di eh, costituzione politica. L'estensione greca, vedete, passa attraverso un verbo nemo che vuol dire ripartire a ciascuno secondo le regole, da cui dei sostativi importanti come nemus terreno di pascolo. Guardate come. Da aritmeo ci stiamo allontanando sempre di più. E come nomos, che vuol dire legge. Non a caso vuol dire legge, viene da nam. Se io ti ho assegnato qualcosa, ho fatto un contratto. Quindi c'è una regola che dobbiamo rispettare entrambi. Siamo lontanissimi da, da ar, cioè siamo in un altro mondo. La cosa interessante è che da questa radice derivano anche nomisma, no, quindi moneta. E deriva persino Nemesis, che nella prima accezione vuol dire distribuire con giustizia, poi diventerà ovviamente vendetta. Deriva persino Nomade, nomade è colui che va in cerca di pascoli. I pascoli erano quelli che venivano assegnati, per cui numero e nomade hanno la stessa radice. Tutto questo con Aritmeo non ha niente a che vedere. Quando noi parliamo di numero, parliamo di realtà, cioè di cose umane, è il dominio dell'umano e parliamo di pecore che stanno dentro un recinto. Io ti ho assegnato cento pecore, oppure ti ho assegnato un ettaro di terra e io faccio il gesto letterale del, del, del mettere i confini. Quando invece parliamo di. Vediamo se riesco ad andare avanti, perdonatemi. Aritmos. E eh beh, siamo in un altro mondo, completamente, perché tra l'altro il verbo, che è un verbo aritmeo, rimanda di nuovo al disporre in maniera bella le cose, ma non ci sono numeri. Negli elementi di Euclide, quando Euclide parla di quantità, le chiama semios, semi. I latini, che non avevano i numeri, provate a fare una divisione con i numeri latini e poi vi accorgerete che è impossibile. Provateci, fate questa. Già facevo fatica a fare le somme. Provate a fare le somme con i numeri latini e vi accorgerete improvvisamente. I greci proprio non li avevano. I greci usavano le lettere per contare. Quindi, proprio scordatevi l'idea: non conoscevano il concetto di somma, non conoscevano il concetto di sottrazione. L'unico concetto che usavano è divisione. Quindi, cioè proprio siamo lontanissimi. Quindi, pensate a quando dicono quella frase pazzesca, non so che eh, Pitagora aveva scoperto che la radice di 2 era un numero irrazionale è comica. Ma co cosa vuol dire? Con quale numero? Quali? perché conosceva i decimali? I numeri irrazionali sono un'invenzione moderna, ci vuole il calcolo infinitesimale. Stiamo parlando di Leibniz, 1600, l'altra volta non esiste il calcolo infinitesimale in Grecia. Non c'è. Quindi, quando noi diciamo Pitagora diceva che la realtà è numero Stiamo dicendo qualcosa che non è possibile dire. Quando lui dice la realtà, o meglio, che poi non esiste neanche il termine realtà in greco, ci dice ciò che è numero, vuol dire che è armonico. E sapete cosero i numeri per i greci? Sassi. In latino calculus, che vuol dire pietruzza. Tant'è vero che oggi parlate di calcoli. Alla cistifella piuttosto che ai reni, perché sono pietre. E come contava Pitagora, ve lo faccio vedere prima di lasciarvi andare, poi riprenderemo. Ve lo faccio vedere subito. Ecco, se si vedesse, se ci facessero vedere, ve lo farò vedere. Semplicemente prendeva un oggetto e lo metteva qui, poi ne prendeva un altro, lo metteva qui, poi ne metteva un altro, lo metteva qui. Li prendeva, faceva quello che sto facendo io, e cominciava a costruire delle figure geometriche che si chiamano numeri triangolari e numeri quadrati, e in questo modo continuava a contare, ma nel senso letterale del termine, prendo un oggetto e lo dispongo, ne prendo un altro e lo dispongo. Se sono omo, io qui non otterrò mai dell'armonia perché non sono omologhi, non riesco a proporzionarli, ma già se faccio così, guardate, sto facendo quello che farebbe Alberti, e eh? voilà, ho un rosone. Con una facciata di chiesa divisa in tre parti. Non calcolo, Alberti non calcolava, ragazzi. Cioè, ricordatevi che lo zero arriva in, in Italia soltanto con Liberabaci e poi con Pacioli. Eh? Quindi, nessun conto. Eppure, guardatevi intorno. Questi sono i risultati di cose che non venivano fatte quei conti. Quindi l'armonia è estremamente semplice da un certo punto di vista, è estremamente complessa da un altro punto di vista, perché all'armonia si arriva in un solo modo, attraverso Eros, con la passione. E infatti qual è l'arte di Socrate? La maieutica, che è l'arte del partorire. E come vedete rimanda di nuovo, sapete che la madre di Socrate era una levatrice, rimanda di nuovo alla natura, che è ciò che nasce. Quindi questa prima introduzione serviva a farvi capire qualcosa di fondamentale. Quando d'ora in poi parleremo di, vedrete dei numeri, guardateli con molta attenzione, con grande spirito critico. Non ci sono numeri in questo mondo, non ci sono numeri. Tant'è vero che tutte le volte che i musicisti hanno cercato di numerare l'armonia si sono scontrati violentemente. Per esempio il dibattito sul diapason nell'Ottocento è finito quasi ammazzate. Vuoi dire. Quindi attenzione, noi siamo molto lontani da quel, da quel mondo lì e la musica nasce in un mondo che è pieno di passione e di eros ed è per questo pieno di armonia. Grazie.